Vorrei uscire dall'ipocrisia. Il PD dice che non si può votare la mozione del Movimento 5 Stelle, che però il caso Cancellieri è un caso che non è chiuso, sul quale abbiamo provato molto imbarazzo. Il Partito Democratico può presentare una propria mozione, io la presenterò al gruppo del PD, sicuro che i sostenitori di Renzi, che sono 200, e che i sostenitori di Cuperlo, che sono quasi altrettanti, voteranno insieme a me, a meno che non vogliano sbugiardare i loro candidati alla segreteria, perché Cuperlo e Renzi, soprattutto quest'ultimo, hanno avuto parole molto dure sul caso Cancellieri, però oltre alle parole ci vogliono i fatti. Se il PD è davvero convinto che quello è un episodio sbagliato, può presentare un proprio documento in aula. Quindi diciamo il ministro non l'ha convinta nella sua ultima lettera, nel suo intervento alle Camere? No, non solo, non mi ha convinto quello che è successo, che è emerso successivamente. Mi pare una vicenda molto opaca, nella quale un ministro della giustizia ha contatti con persone che hanno guai giudiziari, e non tanto per motivi di salute, quelli non li discuto certamente, ma per una sorta di relazione amicale. Questo non è, secondo me, accettabile, soprattutto da un guardasigilli. Ecco, non c'è il rischio che così però si spacchi il PD? Quanti sono i parlamentari del PD, secondo lei, disposti a sostenerla? Non so se si spacca il PD, però il PD deve imparare a dire qualcosa nella vita, non può continuare a usare dichiarazioni pubbliche, mandare i suoi leader in televisione a dire tutto il contrario di tutto, deve fare qualcosa di concreto in aula. I nostri elettori ci rimproverano molte timidezze. Se su questa cosa Renzi, Cuperlo, Pitella e Civati hanno detto lo stesso, ovvero che si deve andare ad una soluzione di questa vicenda, lo dimostri anche il gruppo parlamentare del PD alla Camera, quando si troverà a discuterne giovedì prossimo. Ecco, parliamo ora infine della corsa alla segreteria. Mancano pochi giorni, dei sondaggi pubblicati questa mattina sembra in testa Matteo Renzi. Ma sa, noi i sondaggi li sbagliamo sempre. Le elezioni di febbraio doveva stravincerle Bersani e poi è andata purtroppo molto male. E anche sulle primarie dell'8 dicembre ci saranno tantissime sorprese e vedrete, anche la proposta politica che io umilmente rappresento avrà un ottimo risultato. E una domanda poi sul PDL, una situazione molto complessa, molto confusa, abbiamo visto una scissione insomma, ma contemporaneamente la persistenza di entrambe le forze del nuovo centrodestra e di Forza Italia comunque sempre nell'alveo della stessa coalizione. Qual è la sua idea? No, la mia idea è che siamo di fronte a qualcosa di molto particolare, di bizzarro. Prima di PDL ce n'era uno solo e, come se non bastasse, adesso ce ne sono due. Tutti e due dichiarano di essere contrapposti tra di loro, ma di volere un'alleanza, di volere stare insieme, di voler sostenere il governo. A me sembra un pasticcio irrisolvibile. Neanche su questo chiedo che il PD trovi una posizione definitiva, si faccia la legge elettorale, si mettano a posto i conti con la legge di stabilità e poi si dia la possibilità ai cittadini di scegliere il PD oppure uno dei due PDL che si confronteranno alle prossime elezioni. Non dimentichiamoci che c'è ancora il Movimento 5 Stelle, che è molto alto nei sondaggi e nelle rilevazioni, e noi dobbiamo cercare invece di vincere con una sinistra finalmente di governo. Ecco, ma non c'è il rischio che una situazione simile si riproponga anche per il PD, diciamo, proprio magari sul caso Cancellieri? C'è un rischio scissione o no? Ma insomma, se il PD si scinde sul caso Cancellieri, che non è un ministro del PD, che ha fatto un errore e che francamente è davvero una donna delle istituzioni, allora se è davvero così sicura del proprio ruolo, deve riconoscere che c'è stata una mancanza e una... diciamo un brutto episodio. Tutto qui non è del PD, non è del dibattito del PD, si tratta di uno dei problemi di questo paese, che sono le relazioni non chiare tra chi occupa ruoli nelle istituzioni e chi rappresenta la società economica, in questo caso una società economica a cui sono contestati dei reati.